Poi, dopo altro impegno per il 2023 è provare una gravel. No, perché le spari? L'impegno prima quello che va in palestra, che poi non ci va, non è uguale. È il talk, primo talk del 2023 questo, eh? Così si cos'è, giovedì, mercoledì o martedì? Oggi è sabato. Prova. Come tutti i grandi talk, cosa si fa il primo talk dell'anno? Cosa si fa? Un assunto di quello che succederà. No, prima cosa si fa? Buone feste. No, fatto quello, basta. Buon anno a tutti. No, fatto anche quello, basta. Allora non so cosa vuoi fare. Che cosa? I fioretti dell'anno, no? Cosa vogliamo fare nel 2023 di bello? Per dire, nel mio caso, provare un salsicciotto sulla gomma. Nel 2023 magari riesco a farlo. Ho capito a cosa ti riferisci. Okay, oppure mi metto in testa di farlo. Come quelli che dicono devo dimagrire 10 kg, quell'altro devo ingrassare 8 kg, quell'altro vado in palestra. Ma tu, quell'altro ma perché va... è tutto sul fitness? Non c'è nessuno che dice io nel 2020 voglio sfasciarmi come un melone. Sicuramente qualcuno ci sarà, però so che i fioretti sono quelli più difficili, no? Per far bene. Okay. Esatto. Quindi... è difficile anche sfasciarsi. Comunque no, tu l'hai mai provato un salsicciotto? Dipende dal salsicciotto, quello alla brace sì. Quello di inserto nelle gomme, no. È un commento che ti è stato fatto, no? Da Marcin. Marcin. Bisogna essere argentino o è Marcin? Argentina ha vinto il mondiale. Però l'hai provato con la moto invece, i salsicciotti? No, quelle sono cose diverse però. Sulle mousse. Allora, la mousse sulla moto è un altro discorso. Sulle bici è un po' diverso perché non c'è l'aria sulla moto, mentre nella mousse per le bici comunque dobbiamo continuare a tenere una certa percentuale d'aria. Perché? Perché sui cerchioni delle bici semplicemente manca un componente fondamentale che tu conosci bene, che si chiama ferma copertone. Però fatto sta, mancando questo ferma copertone, la ruota, una volta che ha preso una botta oppure ha spaccato il copertone oppure viene lacerato in tal modo che il salsicciotto non riesce più a fare il suo effetto, ha bisogno di aria, quindi uscendo l'aria si sgonfia e tende a girare sul cerchio, quindi non funzionano più i freni. Allora, diciamo subito che da parte mia non è una soluzione così bella e così venuta bene, dal dire senza salsicciotto o senza inserto non vado, anche perché con le gomme che ci sono adesso, con le DH, con le Double Down, con tutte le spalle rinforzate, di spaccature e rotture vere e proprie se ne vedono sempre meno. È anche vero che un inserto può magari aiutarti ad andare un po' giù di pressione col pneumatico, quindi forse per quello potrebbe avere un senso, però io non ne vedo la necessità. Però come fioretto me lo metto in testa e mi metto lì 2023, facciamo un paio di test fatti bene su questi inserti. E magari se ci dite anche quello che volete che riusciamo a provare, perché Tecnomus potremmo provarlo, l'Armor potremmo provarlo, potremmo provare altri due o tre tipi che non mi ricordo nemmeno il nome. Però andrei più a fare un test su un qualcosa che ricopre la camera d'aria, non il vecchio inserto a salsicciotto, come appunto si dice, che va solamente a proteggere il cerchio. Ma invece, scusa, l'inserto. Una volta che ha stallonato la gomma, con il salsicciotto sarei potuto scendere, perché non avevo la camera d'aria da firla. Quello sì. Col salsicciotto ti mantiene una piccola pressione, comunque gomma sgonfia. Cioè non rompo il cerchio. Non rompi il cerchio e scendi piano. Il problema è che proprio nel tuo caso non freni. È certo che non perché freni, tu perché blocchi la scivola il cerchione la gomma, scivola la gomma. È quello che a me non è piaciuto, dell'unica prova che ho fatto su un inserto. A parte il casino che se sei a metà giro, messo in mezzo a una valle, devi risalire, trova un po' il modo di togliere quella gomma col salsicciotto con l'inserto dentro, che è dura, non riesci a stallonarla bene, non riesci a toglierla, non riesci a togliere l'inserto per mettere la camera d'aria. Per me non è una bella soluzione, no.
assolutamente. E tant'è vero che io non buco più da ormai sono 6 anni che non buco più. E comunque nei posti scomodi ci andiamo come tutti gli altri, quindi non ne vedo la necessità, sinceramente. Soprattutto, ma proprio per il discorso delle gomme, che si sono evolute, le carcasse sono belle più toste, sono più sicure, meno, molto più difficile forare. Certo, certo. Quindi, certo, se uno spacca la gomma, spaccherebbe anche col salsicciotto. E quindi. Ma secondo te, da esperto del settore, anche da gomme di altri generi, le famose gomme a nido d'ape, che quelle è fantascienza o arriveranno? No, è fantascienza. Soprattutto sul mountain bike. Probabilmente arriverà qualcosa in giro, ma ci sono già prototipi. Sì, ma sul city bike, sul trekking, su perché quella tu dici tipologia, che non hai comunque una risposta adeguata? No. Cioè, consideriamo che la regolazione della pressione delle gomme è il primo impatto della sospensione. Quindi non è che posso prendere, certo, certo. O fanno 10 gomme uguali per tipo di reazione, oppure non arriveranno mai. Perché poi sinceramente non serve. Ok, non buchi e non serve. Non serve. No, magari c'è qualcuno che usa le stesse gomme che usi tu e negli ultimi 6 anni ha bucato 20 volte e si è rotto le palle. Per me è impossibile. No. O sbagli gomma, o sbagli pressione. O sbagli pressione. O guidi male. No, guidi male no, perché guidiamo male tutti, però o sbagli gomma o sbagli pressioni. Se cerchi di andare a 0,6 in giro in mezzo ai sassi, tanto prima o poi pizzichi, spacchi qualcosa, quindi o spacchi il cerchione o spacchi la gomma o tagli. Se la gomma è gonfiata giusta, non spacchi. Io non posso andare a comprare una gomma leggera per poi mettere l'inserto dentro. No, cioè lì non ha veramente senso. Allora metti la gomma pesante, boom. Ma i fioretti per il 2023 non finiscono qui. C'è anche un evento, giusto? C'è anche da mangiare un po' di meno. Perché guardi me? È buono questo yogurt al crisantemo. Chissà che cosa mi piacerebbe affrontare come bell'argomento, visto che siamo a inizio d'anno. A inizio d'anno solitamente ci sono i tesseramenti, no? Tesseramenti alle associazioni sportive. E mi piaceva sapere se o chi fa l'iscrizione a un'associazione sportiva, se siete propensi o non siete propensi, se pensate che serva qualcosa, se pensate che non serva un cavolo. Quello mi sarebbe piaciuto saperlo, per dire: noi facciamo i tesseramenti adesso con la nostra associazione sportiva. Avere un'associazione sportiva che comunque comporta l'attivazione di un'assicurazione, no? Quindi sì, certo. È fondamentalmente per quello che si fa anche quella da cicloturista, quella base. Ci sono diverse, no, tipi di iscrizioni, quella agonista, quella da cicloturista, quella da sostenitore. Più o meno tutte le associazioni sportive fanno questo. Quindi sarebbe bello, interessante sapere se c'è gente che si iscrive o che si vuole iscrivere o che si vuole iscrivere anche con noi, perché no? Fast forward. Noi abbiamo questa qui, però ce ne sono 1 milione anche qui in zona. Volevo sapere solamente se avete in mente oppure no di fare un'iscrizione a un'associazione sportiva. E cosa pensate possa portarvi, ecco, tutto lì. E da qui appunto volevamo anche capire quale secondo voi è il miglior format, tra virgolette, di gare. Ovvero, che gara vi piace fare? Vi piace fare il raduno, vi piace fare la gara, le PS classiche? Beh, la gara d'enduro, o esatto, gara d'enduro. Anche come svilupparla, no? La gara d'enduro. Cioè, vi piace che le PS sono provate, straprovate da tutti? Esatto. Oppure vi piacerebbe che la PS si può provare magari solo a piedi per vedere come si va? Oppure neanche quello? Oppure no, oppure solo a vista, anche quello è un po' più estremo. Oppure solamente il sabato? Oppure vi piacciono di più le gare, quelle tipo le avalanche, tipo la maxi avalanche, la mega avalanche? Io personalmente sono innamorato di quelle ultime, le gare di gruppo dove si parte tutti insieme e il primo che arriva ha vinto, appunto. Quelle mi piace di più. Allora, per quello che posso dire io come esperienza, sicuramente sono più belle le ultime, perché sono, si tratta di fare un 2-3 giorni via, si tratta di fare un 2-3 giorni in montagna veramente molto molto belle, estreme, insomma. Si parte da un ghiacciaio, quindi sono tutte esperienze che
sono un po' più, come dire, finché ci sono i ghiacciai. Finché ci sono i ghiacciai. Poi ovviamente tutte le gare sono belle e ci si diverte in ogni contesto. Però una cosa che, un po' così, da profano comunque sia, perché ne ho fatta una io e non ne ho fatte di più, è che l'enduro forse è lo sport che un pochettino dovrebbe essere un po' come la Dakar, nel senso non è che ci vai a provarla prima. Anche perché quindi più improvvisazione. Più improvvisazione, sì. Devi essere proprio bravo appunto a quasi che secondo me non dovrebbero esserci le prove, neanche a vederle, cioè non devi sapere, poi non è possibile farlo perché uno va lì in montagna, montagna di tutti, e vede la pista com'è, ma non dovresti neanche sapere quale sentiero ti aspetta, quale no. Ah, ci sono qualche gara durante l'anno che tirano fuori a vista, no? E sono sicuramente molto più veri, più veritieri. È difficilissimo perché tanto ormai chi organizza sono dei centri dove ci sono dei team, delle associazioni sportive appunto belle folte, mm-hmm. E quindi è normale che chi è della zona, vabbè, va più forte, e se si va a vista soprattutto, e quindi si cerca di fare 2-3 settimane di prove per più o meno equalizzare, certo, tutti i vari componenti. Però secondo me anche io sono d'accordo con te. Per quanto riguarda la Maxi Valan, la Mountain of Hell, quella della Mountain of Hell, andiamo dai, è uno dei propositi, è l'altro fioretto del 2023. Fioretto e fiorello, l'altro proposito, impegno. Però, l'altro impegno del 2023, dobbiamo, come impegno ci andiamo a fare questa Mountain of Hell. Io non vedo l'ora e... Io faccio videomaker, non vi preoccupate, non vado a ammazzarmi. E tu, e tutti non vedono l'ora, anche perché è una delle gare più belle, sì. Forse anche più estreme di tutte quante. A giugno, 23 giugno. Alla fine quanto stiamo via? 3 giorni? 4? Giovedì, venerdì, sabato e domenica. Cioè la domenica dopo la gara si rientra? No, lunedì. Ah, ok, bene, bene. Lunedì mattina. Poi dopo, altro impegno per il 2023 è provare una gravel. No, perché le spari? Vabbè, l'impegno, quello che va in palestra, che poi ci va, non è uguale. Diciamo dai, 12 impegni per il 2023. Uno è? 12. E 12 mesi. Provare una gravel, tanto non lo fai. Provare una gravel, uno. Va bene, provare una gravel. Poi? Poi. Abbiamo detto? Ah, provare un inserto. Aspetta, così provare sembra un inserto, brutto. Due. Provare un Mountain inserto per le gomme. Mountain of Hell 3. Mountain of Hell 3. Mi piacerebbe provare la moto parilla. Provare la moto parilla 4. Provo io però. Tu certo. Dopo te la do. Far uscire una stagione di podcast incentrata sull'ecosostenibilità. Oh, questo è buono. 5. Questo è un più che un proposito in realtà. Quindi lavorone 2023, questo qui, una podcast, video podcast, prima parte del 2023, sì, video podcast incentrata completamente sull'ecosostenibilità. Quindi non si parlerà di biciclette, ma si parlerà di roba molto interessante per, sì, comunque anche il nostro futuro, no? Diciamo tra virgolette più impegnata, ecco. Sì, un po' più, vabbè, da metterci con l'aggiunta di ospiti e con l'aggiunta di tante iniziative. Fare il talk sulle sospensioni. Talk sulle sospensioni, 6. Due video special. Due video special. Belli, belli, sette, belli, siamo belli. Belli impegnabili. Siamo a 8. No, no, il 9 era, mi piacerebbe avere, coinvolgere più persone nel talk, nel senso chiamare qualche ospite in più, magari settoriale, no? Sì, certo. Che ci fa una chiacchierata e cercare di capire un po' più nello specifico. E gli altri 3 li lasciamo a voi. Scrivete sotto e vediamo se è qualcosa di fattibile. Ci vediamo settimana prossima con il talk, che resterà comunque fedele alle vostre richieste. Commentate. Ma il talk, sì, poi parliamo un po' anche di quello che succede. Metti che succede qualcosa di figo in questa settimana che non lo sappiamo, e verrà fuori nel talk di settimana prossima, dai. Giusto? Ah, mi raccomando, avete mangiato, avete bevuto, avete fatto festa, avete fatto tutto quello che... Adesso basta però, eh? Adesso basta, sì. Si va in bici, si va a lavorare, si allena, sì. Ci si rimette in carreggiata, perché qui pensate alle famiglie, fate i bravi, non guidate quando bevete, come al solito. Non bevete quando guidate, quindi, a seconda di come uno... Uno è in macchina, quell'altro no. Ciao a tutti, ciao! Ciao ragazzi, ciao ciao! Ciao ciao ciao!